diciottesima edizione is there. E allora introduciamo questi tre piloti dalla Germania, from Germany, with the number 96, Kevin Albrecht, and with the number 98, Lukas Reichstein. Reichstein, correct. Yeah, nice. With the number 97, Joshua Weifel. Speak very good, eh? Deutschland. Good. Ci sei quasi, Franco, ci sei quasi. Tu magari pensi di andare allo Superfest, invece devi stare proprio qua. Devi stare qua, c'è lo Superfest stazione, ma noi abbiamo da 6 giorni, cosa assai più importante in questi tripletta di giovani tedeschi, giovani tedeschi, anche la Germania ha praticamente rivoluzionato la squadra junior in questo 2013. Staremo un po' a vedere, un po' una novità per quanto riguarda i piloti, quindi non sappiamo bene naturalmente la loro parte, diciamo, la loro presentazione per quanto riguarda i loro campionati. Alcuni partecipano all'Europeo con dei treni risultati. Siamo nella Enduro 1 Junior, i prossimi tre protagonisti, Slovacchia, in questa fase con il numero 318 Valer Garay, e ancora con il numero 148 Esteban Lanz dal Cile, automoto Gas, con il 146 Benjamin Herrera, anche lui dal Cile con una moto italianissima, però di casa Pesaro, la TM. Da quest'altra parte intanto a te il compito e l'onore di presentare un altro casco rosso, un altro nostro orgoglio della nazione, Lorenzo. Ci siamo carichi, siamo pronti, squadra junior che si apre con Rudy Moroni. Ciao Rudy. Non sento il pubblico italiano però, eh? Facciamo la prova che stavano animando. Forza ragazzi, facciamoci allora sentire che è mister tanto. Rudy Moroni. Abbiamo migliorato Rudy. E Rudy, ogni applauso sale l'emozione. Che sensazione fantastica. Sì, è una sensazione fortissima e speriamo che questo ci dia la carica per andare forte. Campione per quanto riguarda gli assoluti d'Italia, un discreto campionato del mondo. E a questo punto basta, non diciamo altro, mettiamoci il massimo per tutte le cose. Sì, tutta la forza, tutta la forza per grazie, mister Rudy Moroni. Da quest'altra parte ancora un casco rosso dall'Italia, Giacomo Redondi. Allora Giacomo, ci siamo? Sì, ci siamo, buongiorno a tutti e speriamo di fare divertire tutti i nostri tifosi e tornare a casa vittoriosi da questa bellissima stagione. Motivazioni sono forti e allora i consigli, mi hanno dato dei consigli questa mattina il vostro commissario, cosa vi ha detto? Raccontaci un po' dietro le quinte di questa mattina della partenza. Risparmiare la moto, quindi gestire, beh, intanto è una cosa anche ovviamente logica, perché 6 giorni di gara sono tanti, sono faticosi, bisogna risparmiare sia il mezzo meccanico che anche il fisico. Sì. Bene, allora un cordiale in bocca al lupo anche a te, Giacomo, volevi aggiungere qualcosa? Crepi il lupo. Crepi il lupo, che mi sembra giusto. Ancora un applauso per Giacomo Redondi. Il gruppo ha detto bene, ha detto una cosa saggia, da giovane, ma saggio, naturalmente il CD Cristian Rossi e tutta l'equipe della Staff Italia, che bisogna risparmiare la moto, 6 giorni sono lunghi anche per i propulsori, abbiamo visto, stringendo le dita, che negli anni passati purtroppo anche la moto ha fatto la sua parte, intanto buon... Diamo onore anche alla Polonia con i due protagonisti insieme con Giacomo Redondi, partono in questo momento con il numero 136 Rafał Bracik e con il Bologna 137 per il pilota polacco Jakub Kuzacki. Da quest'altra parte intanto con il numero 138 Adam Skowicek, Bologna 337 il numero di gara per Tyler Murray dal Canada, e con il numero 336